I campionati italiani cadetti e cadette di atletica leggera porteranno un indotto economico sul territorio di circa 400.000 euro. È la stima tracciata stamane nella lavagna del Liceo Fervi di Sulmona dal docente universitario Tommaso Paolini nel corso di un convegno incentrato sul turismo sportivo. Calcolando la spesa giornaliera di atleti, tecnici, familiari e turisti, siamo arrivati a questo dato scientifico che infonde linfa e speranza per l'economia di questo territorio, ha sottolineato Paolini. Il turismo sportivo è una tipologia turistica sulla quale dovremmo puntare in maniera molto consistente e questo è l'esempio eclatante, questo dell'evento che il mio amico Gino organizza, perché può dare una boccata di ossigeno a questa nostra economia asfittica, che specialmente in un periodo che non è quello di punta, come ottobre a Sulmona. Parlando di turismo sportivo, Paolini ha precisato che occorre un progetto ad hoc sul territorio e soprattutto per promuoverlo bisogna crederci. Si parla molto di turismo ecologico e spirituale, ma anche quello sportivo merita la sua attenzione. I numeri di questi campionati italiani sono una chiara dimostrazione, è quanto ha ribadito il presidente dell'Amatori Atletica Serafini, Gino Carrozza. Ecco, si è sempre parlato di altro tipo di turismo, estivo, invernale, ecologico, religioso, e non si è mai parlato di turismo sportivo. Invece noi vogliamo far capire che questo è un veicolo importante per spostare masse notevoli di persone. Arriveranno a Sulmona in questi giorni delle gare, l'abbiamo detto tante volte, io lo voglio riconfermare in questa circostanza, oltre 2.000 persone che fanno parte del settore tecnico, ma arriveranno anche genitori, amici, familiari di queste persone, per cui la città sarà veramente invasa. Domani nella lavagna del Liceo Fermi proseguiranno gli eventi di avvicinamento ai campionati italiani con la giornata dedicata al film sportivo La vita di Pietro Mennea. In serata, nella conviviale del Paratron di Sulmona, saranno premiati Claudia Ferrelli, campionessa italiana cadetti 1988, e il dirigente scolastico del Polo Scientifico Tecnologico Massimo Di Paolo, ex campione regionale. Il ciclo di incontri nelle scuole si chiuderà mercoledì 7 ottobre all'ITIS di Prato La Peligna, con la giornata riservata alla medicina sportiva. Gli organizzatori ringraziano il preside del Polo Scientifico per essersi fatto copromotore degli incontri nelle scuole.